Grazie molte, partecipo qui con il cappello di partner di Pavia Ansaldo, anche se poi sono vicepresidente di The Think Water Mill Society. Quello in cui, a cui tenevo far presente è l'aspetto che ci sta a cuore, diciamo, in questa tavola rotonda e che segue un filo, come è stato detto dall'avvocato Luciani, è questo continuo nesso che c'è fra innovazione tecnologica e i diritti nelle varie declinazioni. Ad Amsterdam abbiamo affrontato soprattutto sotto un profilo dei diritti umani e quindi di andare a vedere come la tecnologia possa essere d'aiuto a tutela dei diritti umani o come possa diventare un sistema fin troppo pervasivo e in qualche modo che possa andare a limitare, a ridurre i diritti umani. In questa sede ci piace più pensare agli aspetti trasfrontalieri che Internet in qualche modo presenta, quindi da un lato andare a vedere come l'economia digitale stia modificando la vita di tutti quanti noi e quanto sia pervasiva in tutto, diciamo, pervasiva, utile per molti aspetti, ma ovviamente si presta anche a criticità. Dall'altra ci piace pensare a Internet come uno strumento a cui si può aver diritto. Proprio tempo fa, con una collega, un'amica, più che una collega, un medico nigeriano, spiegava quanto fosse fondamentale in Nigeria, soprattutto nella parte rurale, avere l'accesso agli strumenti digitali pure per poter dare assistenza medica, ma anche assistenza medica, sia diciamo quella che noi conosciamo come telemedicina, ma anche assistenza medica semplicemente di una persona che si sta sentendo male e se non ha un telefono che funziona e soprattutto non ha internet, perché poi il telefono è già un lusso e una telefonata può essere costosa, quindi usare WhatsApp perché poi è gratuito, almeno sotto profilo pecuniario, quello lo paghiamo in un altro modo, quanto sia fondamentale poter avere la possibilità di chiamare un medico, dire quali sono i sintomi ed avere un primo riscontro. Quindi internet come un possibile oggetto di diritto e di diritto umano, e se ne parlerà successivamente, poi internet, il fatto che non ha comunque una frontiera vera e propria e quindi a quali implicazioni si possa prestare anche nell'abuso di diritti e quindi nella tutela che dobbiamo adesso riconoscere. A questo punto, se fosse presente il professor Sacco, passerei a lui la parola per parlare un momento di quella che è l'economia digitale. Se non è presente, direi che parla il dottor Bruno del CNR e ci introduce al diritto ad internet. Mi piace questa tema, una rotonda rotatoria. Una bella rotonda. Scusate per le spalle. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io ho qualche imbarazzo a parlare alle persone alle spalle, però cerco un po' di grazie innanzitutto per l'invito e per aver pensato di organizzare ancora insieme con lo studio Pavia Ansaldo and Thinking Water Mill Society questo appuntamento, che è ancora una volta necessario perché fin troppe volte siamo chiamati come cittadini, prima ancora che come professionisti, a confrontarci con l'uso e l'idea stessa delle tecnologie. Senza risalire a notizie troppo vecchie, pensiamo solo come i dati che sono stati man mano diffusi sull'espansione dell'accesso a internet durante delle fasi della pandemia della Covid-19 ha portato il numero di utenti che possono accedere alla rete alla cifra record di oltre 4 miliardi, però 3 miliardi rimangono fuori e non sono esattamente poche persone, soprattutto sono concentrate anche in aree del pianeta piuttosto evidenti. Se tu preferisci dar la parola prima Se al vogliamo, professor Sacco. se il professor Sacco fosse collegato, sì, a questo punto, Francesco, se vuoi un momento introdurci un po' sull'impatto dell'economia digitale, poi proseguirebbe Giancarlo per quanto riguarda proprio il diritto a internet. Se sei pronto, ti passerei la parola. Se mi date soltanto un secondo che mi coordino. Proprio un minuto secondo. Va bene, allora comincio il mio tu però intervento. rimani qui perché Va intanto bene. non dobbiamo dare spazio. E
dicevi sul discorso di internet durante la pandemia e l'accesso? Il che ci pone il problema appunto di domandarci che cosa sia questo diritto di accesso a internet. Tutto questo serviva come introduzione a capire, quando parliamo di diritto di accesso di cosa, o diritto a internet, di cosa parliamo. Però riprenderei dopo. No, io pensavo, mentre tu parlavi della pandemia e del diritto di accesso a internet, pensavo come poi internet ha fatto comprendere come stessero accadendo tante cose proprio nella gestione dei dati. Ricordo proprio che nei primi giorni ne parlò anche il segretario generale dell'ONU, avevano notato che su Google nel primo periodo ci fossero state un sacco di ricerche da parte di donne che cercavano numeri con cui chiamare eventuali soccorsi per quanto riguardava le violenze domestiche. Questo mi aveva molto colpito, soprattutto, come voi sapete, con The Sinking Water Mid Society, noi abbiamo parecchi ricercatori che sono in Kenya, Uganda, Nigeria e in altri paesi africani, e ci dicevano che c'era stato proprio questo picco, no, di ricerca, perché le persone erano costrette in lockdown e soprattutto le donne poi sono state, hanno subito diciamo, la violenza pure domestica in maniera ancora più esacerbata, dovuta al fatto che gli uomini non lavoravano, rimanevano in casa, facevano uso di alcol e quant'altro, e quindi è incredibile pensare come da una parte internet sia stato poi utilizzato di più per prendere informazioni, ma tutto sommato anche le stesse autorità abbiano potuto comprendere di che cosa stava succedendo dentro le case semplicemente dalle ricerche che sono state fatte su Google. Perdonami, poi è un'associazione un po' particolare, ma mi è venuta in mente proprio mentre parlavi. Ma è tanto utile quanto reale questa la questione che poni, e ancora una volta a noi come giuristi pone il problema di capire se avere internet sia un diritto, sia strumentale all'esercizio di o al pieno alla piena attuazione di altri diritti, ed è questo poi il succo del ragionamento che stiamo per fare. Io guardo ogni tanto, se Sacco continua ad avere problemi, forse è meglio che tu finisca il intervento e poi facciamo un passo indietro. Allora la domanda che io mi sono fatto è per ora c'è, a te la scelta. Sta comparendo, adesso è comparso. Francesco, siamo in attesa tua, come in attesa della venuta. No, mi dispiace di questo. Allora, era solo perché non riuscivo a condividere le mie slide, per cui ho fatto ripartire l'applicazione, però vedo che ancora mi blocca. Ecco, mi deve qualcuno dare i poteri di presentatore. Matteo, c'è i poteri di presentatore? C'è tu il potere di presentare. La sovrapposizione delle mani. Allora, nel frattempo mi introduco comunque l'argomento. Allora, il tema dell'economia digitale è un tema molto ampio, perché proprio va a toccare i pillar di base di quello che oggi è il nostro mondo. Se noi vediamo il nostro mondo, eccolo qua, finalmente, eccolo qui. Bene, così dovreste poter vedere il mio schermo? Sì. Perfetto. Allora, se lo vediamo il nostro mondo da un punto di vista della storia, e la prendiamo un po' lunga, 10.000 anni, ma sarò breve per tutto quanto il resto, l'andamento della popolazione è tale che 10.000 anni fa su tutta la Terra c'erano appena 4 milioni di persone. Quando è iniziata la nostra datazione, quindi l'epoca cristiana, erano 269, nel 1750 erano appena 512 milioni di persone su questo pianeta. Dopodiché le cose sono andate diversamente, c'è stata una crescita esponenziale, in pochissimi anni, circa 300 anni, la popolazione è arrivata dove siamo adesso, sopra quasi 8 miliardi di persone, e poi è proiettata per arrivare per il 2050 essere poco meno di 9 miliardi e 400 milioni di persone. Qual è stata la base su cui tutto questo si è evoluto? È stato progresso tecnologico. Il progresso tecnologico è stata la matrice su cui noi abbiamo potuto realizzare tutto questo. Ora, se andiamo a vedere quali sono stati gli elementi che hanno retto soprattutto il pezzo che noi chiamiamo la rivoluzione digitale, quindi quello di cui parliamo oggi, vediamo che ci sono state tutta una serie di crescite esponenziali che l'hanno permessa.
prima di tutto la capacità di calcolo dei nostri computer più veloci. E siamo passati da 124 miliardi di istruzioni a 442 quadriliardi di istruzioni nell'arco di poco meno di 30 anni. Questi sono grafici con una scala logaritmica, quindi sono, sembrano lineari, ma in realtà hanno presentano una crescita fortemente esponenziale. Se guardiamo poi le prestazioni, la cosa è ancora più marcata. Soprattutto se guardiamo le prestazioni in relazione a quanta energia noi utilizziamo. Oggi per poter fare sostanzialmente con i computer che noi abbiamo, riusciamo a fare a parità di corrente utilizzata un numero che è milioni di volte superiore a quello che accadeva soltanto nel 1970. Non è l'unica cosa che è cresciuta. Se andiamo a vedere quello che è successo in altri ambiti del progresso tecnologico, per esempio quello che è successo nel mercato dell'alluminio, delle turbine, ma anche della nostra capacità di riuscire a produrre sequenzazioni del DNA, tutti questi qua hanno avuto una crescita che è fortissima nell'arco di pochi anni, se vedete quanto è pendente questa curva. Ma ciò che più è cresciuto in assoluto sono le economie che si sono riuscite a realizzare sulle memorie RAM, quelle che vanno dentro i nostri computer, e la produzione dei transistor, che sono passati da poter costare quasi $10 oppure un dollaro il transistor a costare un qualcosa che è talmente da basso da essere infinitesimale. Questa capacità di riuscire a ridurre i costi ha prodotto una diffusione e poi un potenziamento dell'energia che è stata messa all'interno di quanto è stato possibile nel mondo digitale, fuori di ogni precedente, e non ha paragoni in nessun altro settore. Vediamo per esempio la sequenzazione del genoma umano. La sequenzazione del genoma umano all'inizio del nostro 2001, riuscire a sequenziare il DNA di un essere umano costava $95 milioni. Oggi costa $450 ed è possibile farlo per quasi chiunque di noi. Il sequenziamento del genoma umano porta non solo la produzione di una quantità enorme di informazioni, ma soprattutto è la base con cui poi si possono sviluppare delle cure personalizzate. Gran parte dei progressi che sono stati fatti sui vaccini sono stati grazie alla possibilità di sequenziare il genoma dei virus. Gran parte delle possibilità, dei miglioramenti delle cure sono dati dalla creazione di cure personalizzate, ma anche il miglioramento dello stato di salute grazie a medicina, alimentazione che è personalizzata e tiene conto di quali sono le caratteristiche, l'impronta genetica di ognuno di noi. Ma dentro il genoma ci sta una quantità enorme di informazioni e siamo riusciti a farlo nell'arco di appena 20 anni, una riduzione fortissima. Non solo, un altro elemento che è diminuito in modo fortissimo è il costo storico della memoria dello storage. Siamo passati dal 56, dove costava $400 milioni avere un megabyte, a oggi che costa meno di un decimo di un centesimo di dollaro, quindi una quantità irrisoria. Allora, mettendo insieme tutti questi elementi, no, e poi mettendo anche un altro elemento che è altrettanto importante, cioè la quantità di popolazione che oggi utilizza internet, in Italia noi siamo vicini al 70%, ma nel Regno Unito siamo al 90%, all'interno del mondo, se prendiamo il mondo come media, siamo intorno al 60%, e unito a un altro elemento che è molto importante, che l'aumento dell'istruzione, c'è una correlazione fortissima, come potete vedere da questo grafico, tra l'utilizzo di internet e la sua disponibilità e il tasso di istruzione, quindi la durata della scolarità. Tanta quantità di informazioni, di dati, che viene resa disponibile per tutta la popolazione a costi bassissimi e con una facilità di accesso molto ampia. Allora, tutto questo messo insieme ha creato una capacità di utilizzare le informazioni che sono il vero motore di tutta questa economia
Tali per cui, se noi andiamo a vedere, per esempio, l'abilità scattistica dei migliori computer al mondo, se nel 1985 eravamo a livello di un esperto, di un giocatore esperto, oggi i computer sono a un livello, chiamiamolo c'è un'unità di misura, si chiama ESO, quindi giusto per dire, 2882 è teoricamente il miglior valore registrato da un essere umano, ma se il miglior essere umano è 2882 come capacità scacchistica, il miglior computer è a 3581 oggi. Capacità di calcolo, capacità di storage, capacità di raccogliere tantissimi dati e metterli a frutto. Allora, questo è stato possibile grazie all'utilizzo anche di intelligenza artificiale, ma per capire che l'intelligenza artificiale di oggi non è più l'intelligenza artificiale di un tempo, io ho messo questo grafico. Questo grafico vi fa vedere quanta quantità di informazione è stato possibile utilizzare per addestrare i più moderni sistemi di intelligenza artificiale. Se nel 1950 eravamo a questo livello qui sotto, e appena nel 2006 eravamo a questo livello, che chiamiamo in termini di petaflop 1, un petaflop, che è una quantità enorme di informazione, oggi noi siamo a 100 milioni di petaflop in soli 16 anni. È una quantità mostruosa di cambiamento che c'è stata nell'arco di pochissimo tempo, quindi tanti dati con tanta potenza di calcolo, con la capacità di riuscire a trasportarli con grande facilità, di metterli insieme, di dare con dei modelli molto efficienti più intelligenza a questi dati, ma la quantità di dati che riusciamo a mettere all'interno di questi sistemi non è mai stata alta come oggi, 100 milioni di volte quello che era solo 16 anni fa. Mettiamo questo, con questi numeri in prospettiva, che cosa vuol dire in termini di crescita e anche di valore? Ho messo qui in sequenza un po' gli ultimi 15 anni dei principali operatori di internet. Se voi vedete i tassi di crescita, Facebook ha avuto dei ricavi che sono cresciuti 56.000 volte, rispetto alle origini. Apple 1871% di crescita sempre nell'arco di 15 anni. Amazon 4.000. Quindi una creazione di valore enorme, ma non solo una creazione di valore enorme in assoluto in termini di ricavi. Una creazione di valore come settore enorme rispetto all'intera economia. Se prendiamo i principali player di internet e li mettiamo qui in fila, da Amazon verso Tencent, e lo paragoniamo qua, questo è il PIL dell'Italia. Come vedete, è più del PIL dell'Italia. Se questo è tutto quello che è stato speso nel Covid, questo è tutto il mercato, la capitalizzazione di mercato delle cryptocurrencies. Stiamo parlando di una quantità di ricchezza che si è liberata, si è concentrata grazie a un flusso di informazioni importante in poco tempo. E tutta questa creazione di ricchezza è stata appoggiata ai dati creati. Questa è la quantità di dati creati dai principali attori in termini di informazioni. Quindi immaginate che Facebook da sola crea 4 petabyte di informazioni al giorno, è quello che sostanzialmente 30 anni fa c'era in tutti i data center. Mettendo insieme tutti i data center del mondo c'era come capacità di storage. Oppure Google che riesce a mettere insieme 40.000 ricerche al secondo e riesce a rispondere a ogni ricerca nell'ambito di millisecondi. Tutta questa quantità di informazione ha prodotto dati e informazioni sotto molti fenomeni. Questo è l'aggiornamento di quello che succede in internet nel mondo. Immaginate soltanto che la gran parte di tutte queste informazioni non è informazione strutturata. Informazione strutturata significa che è un'informazione messa all'interno di database oppure un'informazione che è all'interno di
dati ben ordinati con campi, record, eccetera, eccetera. Quindi informazione destrutturata, molto spesso informazione fatta di immagini e di video. Tutto questo raccoglie delle informazioni che possono essere classate. Fatto questo piccolo esperimento mettendo insieme quelli che sono i dati prodotti dalle tipiche società di internet in termini di dati di profilazione e quello che permettono, quindi in termini di marketing, in termini di profilazione, di previsioni di consumo, oppure semplicemente che poi la benzina di gran parte di questa economia, in termini di capacità di marketing e di advertising. Allora, tutto questo ha permesso che cosa? Dal 2017 in poi, tutto quello che è il marketing digitale, il digital advertising, di, a livello globale, superare il marketing, l'advertising tradizionale. Stiamo parlando di una proporzione che arriverà, se il 50% è stato superato nel 2017, oggi noi siamo in una proporzione in cui tutto ciò che fa la pubblicità tradizionale, quindi quella che va sulla stampa, nelle affissioni, nella televisione, è circa il 35% e arriverà ad essere poco più del 20% nell'arco di 3 anni. Una riduzione enorme, grazie alla creazione di valore data dall'utilizzo di dati, intelligenza artificiale, capacità di archiviazione e di riuscire a dominare i dati destrutturati. Quindi una capacità enorme. Grazie a tutta la quantità di dati che si sono create, capacità enorme di riuscire a mettere a frutto questa informazione tutta in formato digitale. Questa è la progressione delle informazioni e la sua proiezione fino al 2025, parliamo di 175 zettabyte. Lo zettabyte è una quantità, uno zettabyte è una quantità enorme di informazioni. Nel 2009 c'era uno zettabyte di informazioni in tutto il mondo, cioè tutta questa quantità di informazione era uno zettabyte appena 11 anni fa, e adesso sta proiettandosi per arrivare a 175 nell'arco di pochi anni. Ma questa crescita c'è anche per via del fatto che tutta questa crescita è riuscita a essere supportata da un numero di produttori di informazione che sta crescendo a sua volta esponenzialmente. Non più persone, ma soprattutto oggetti. Oggetti e persone, oggetti che parlano delle azioni delle persone, che sommati insieme fanno una quantità enorme. Allora, tutto questo ha un ma, e con questo concludo. Così rimango nell'ambito del mio tempo. Siamo partiti dalla crescita esponenziale della rivoluzione industriale, che ha introdotto con la forza motrice, poi con l'elettricità e poi con l'IT e poi con l'era di internet questa crescita. Ma se torniamo alla rivoluzione industriale e ricordiamo cosa è successo alle fabbriche quando si è passati proprio all'inizio della rivoluzione industriale, dalle prime fabbriche che erano fatte a stella perché mettevano al centro, no, di questo motore che produceva vapore, che poi veniva utilizzato da tutti gli altri elementi. Man mano che si è passati dalle protofabbriche che avevano questa fornace all'interno che era messa al centro in modo che tutti i telai potessero prendere energia da questa fornace che sono al centro, si è passate alle fabbriche elettriche. Quando c'è stato questo grande passaggio alle fabbriche elettriche, la cosa che colpisce me e che il messaggio che poi voglio lasciare è che per riuscire a passare da una tecnologia all'altra e cambiare la forma delle fabbriche ci sono voluti più di 40 anni. Allora, perché 40 anni? Perché 40 anni è stato il ciclo necessario perché quelli che avevano sempre progettato le fabbriche a stella perché il vapore c'era, funzionava, era diventato il modo con cui si facevano le fabbriche. Questi qui ci hanno messo 40 anni a uscire fuori dal ciclo produttivo e nuove forme di lavoro, di progettazione, sono arrivati nuovi tecnici, nuovi ingegneri che hanno cominciato a progettare le fabbriche così come noi le vediamo. Allora,
L'economia digitale crea tutto un modo nuovo di trattare l'informazione e di produrre, ma è pervasiva, è ovunque, a qualsiasi livello. È impossibile oggi arrivare in aeroporto e non confrontarsi con la tecnologia che cambia sotto i nostri occhi. Non so quanti di voi hanno notato che all'aeroporto di Milano, a Linate, voi non dovete più togliere il computer da dentro la borsa. È stato fatto un investimento di 20 milioni, hanno messo delle macchine, queste macchine fanno come una TAC, quella che noi facciamo quando andiamo in ospedale, quando abbiamo bisogno di sapere con esattezza che cosa c'è. E viene confrontato quello che la TAC vede con un database enorme di tutti gli oggetti, di tutti i liquidi. Quindi se ci sono dei liquidi dentro e se quei liquidi non sono acqua ma sono degli esplosivi, non è più necessario fare un'analisi chimica, ma provvede la stessa macchina a capirlo dalla densità che vede. Allo stesso modo, fra poco verrà abilitato il sistema, è già in piedi ma stanno sperimentando perché c'è bisogno di un periodo di sperimentazione, noi mostreremo la carta d'imbarco una sola volta perché il viso sarà riconosciuto. E ormai il tasso di riconoscimento del viso rispetto all'abbinamento poi con la carta d'imbarco e il documento ha un tasso di riconoscimento e di successo che è molto superiore a quello degli umani. Questo abilita tutto un mondo che però ha bisogno di essere assistito per passare da una parte all'altra, che tutte le regole, il modo di intendere questo mondo venga allineato. Grazie per l'attenzione. Grazie Francesco. Grazie Francesco per aver quello che hai detto. Volevo fare proprio due notazioni e passare la parola a Giancarlo Bruno. Uno, lo sviluppo tecnologico, la velocità, si è arrivati al punto di qualificare diversamente quella che noi prima, che so, definivamo intelligenza artificiale e poi si è detto no, ma questo ormai è riduttivo perché l'intelligenza artificiale è qualcosa di più. Faccio il paragone proprio del gioco degli scacchi, no? Perché alla fine il gioco degli scacchi è andare a vedere tutte le probabilità, tutte le possibili schemi di gioco, quindi alla fine unisci calcolo con possibilità. E adesso già quello non viene più definito intelligenza artificiale, ma definisce intelligenza artificiale quello che cerca di predire sulla base dell'analisi dei dati precedenti, e quindi fa capire che evoluzione ci sia e con quale velocità. L'altro punto che mi è sembrato di grandissimo interesse, oltretutto quello che è stato detto, è il connubio tecnologia, cultura, istruzione. E quindi Giancarlo, nel parlare del diritto a internet, se esiste un diritto a internet, ti vorrei fare pure una domanda in più. Ma è un diritto per sé o quantomeno è un diritto quale strumento per altri diritti, no? Prima dicevamo la salute in Nigeria, ma può essere 200.000 posti nel mondo, anche in Italia. L'altro, l'istruzione. A te la parola. Grazie, grazie Mario. Il problema è proprio questo. Stiamo parlando di un diritto vero e proprio quando parliamo di diritto a internet, o piuttosto, cioè, che quindi ha un suo contenuto, una base concettuale prima ancora che normativa interna e internazionale, o piuttosto non stiamo parlando di una precondizione per l'esercizio di altri diritti, per cui in realtà lo utilizziamo in maniera un po' retorica, e però abbiamo difficoltà a distinguerne le caratteristiche rispetto ad altri diritti comunque legati allo sviluppo tecnologico. E in fondo la domanda appunto che anche io mi sono fatto, e ho utilizzato per tentare una risposta in pochi minuti, perché ovviamente solo fornire più delle chiavi di lettura che dare una risposta. Certo, ma la risposta è dal professor Palombino. Ma assolutamente. ho utilizzato una risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che è un atto di soft law, quindi è privo di efficacia giuridica vincolante, però è interessante perché ci offre uno spazio di riflessione. È una risoluzione adottata nel luglio dello scorso anno, ma che è la quinta di una serie di risoluzioni già adottate a partire dal 2012 sulla promozione, protezione e applicazione dei diritti umani su internet. Allora, questo atto si sviluppa attorno a quattro questioni principali. La prima è quella del cosiddetto vuoto digitale, la seconda è la questione delle chiusure di internet, la terza è quella del ruolo della neutralità della rete
E la quarta è la questione della cifratura dei dati per le comunicazioni elettroniche. Sulla prima, la risoluzione non fa altro che consolidare e rafforzare gli impegni sulla promozione all'accessibilità, intesa come accessibilità tecnica ed economica di Internet, e chiede agli Stati l'adozione di politiche pubbliche sul tema. Quindi richiama i soggetti privati alla qualità della connessione, ricordando proprio l'esempio della pandemia. È stato il momento in cui c'è stata massima domanda, ma e che quindi si è in qualche maniera impattato col modo di rispondere a questa domanda, per colmare appunto il vuoto digitale o il digital divide, scegliete voi quale. La seconda questione è quella della chiusura di Internet, la censura online, ma o anche più semplicemente queste improvvise cadute di Internet. Gli stati che hanno votato a favore della risoluzione, che sono un gruppo nutrito, stati presenti nel Consiglio dei diritti umani, o meglio, non ci sono stati che hanno votato contro la risoluzione. Da un lato c'è una condanna inequivoca della censura, però dall'altra c'è una richiesta ai governi di indagare su queste cosiddette cadute o chiusure temporanee o interruzioni della rete, sulle loro cause, sulle implicazioni giuridiche e sull'impatto che queste chiusure possono avere sui diritti umani in generale. Il terzo tema appunto è quello della cosiddetta neutralità della rete. È sotto gli occhi di tutti che noi leggiamo da persone consapevoli che la rete risponde alle nostre domande in una certa maniera. Proprio qualche giorno fa mostravano una trasmissione televisiva come alcuni motori di ricerca ancora mostrano Mariupol come una città ridente e piena di edifici in ottima forma, e altri motori di ricerca danno risultati piuttosto diversi, e forse anche la realtà dei fatti, direi senza forse. Quindi è un elemento però necessario alla neutralità per garantire i contenuti, e quindi gli stati ancora una volta sono chiamati a intervenire anche con chi fornisce l'accesso alla rete, o a cooperare con chi fornisce l'accesso alla rete per dare uguale accesso a tutti i temi, senza stabilire una scala di gradimento di priorità. Abbiamo fatto un esempio piuttosto estremo, ma diciamo è negli occhi di tutti che basta cercare qualsiasi cosa e per i successivi 3 giorni ti appariranno sempre dei risultati relativi a quella ricerca, che sia una lavatrice o che sia un qualsiasi altro oggetto o questione su cui l'ha interpellato il motore di ricerca. Il quarto tema è quello della cifratura, la confidenzialità dei dati e delle comunicazioni digitali. È un tema apparentemente secondario, perché sembrerebbe toccare solo l'aspetto della comunicazione dei dati personali. Invece no, è la garanzia di base per poter chiedere di affidare alla rete tutte le comunicazioni più importanti. È un po' la stessa rivoluzione che avvenne nell'Ottocento, o che è avvenuta ancora prima, quando si affidavano i propri messaggi a terzi, si ricorreva a metodi più artigianali, si chiudeva il messaggio in maniera più sicura, ma non sempre questo bastava a rendere privata la comunicazione. Però gli stati da un lato sono chiamati ad astenersi da interferenze dirette, ma dall'altro sono chiamati a intervenire con misure anche normative volte a riconoscere un diritto individuale a proteggere la privacy con la serie degli strumenti tecnologici. Cioè, gli stessi strumenti di cifratura devono diventare strumenti di garanzia del diritto ad Internet.
Allora, già guardando questa risoluzione, ripeto, una risoluzione è solo un atto indicativo, però viene fuori uno dei principali problemi legati all'eventuale riconoscimento del diritto ad internet. L'evoluzione di nuovi diritti è andata di pari passo al riconoscimento di una di un contenuto chiaro del diritto e della possibilità così di risolvere gli eventuali conflitti con le altre norme dello stesso, della stessa categoria. E sembra che in tutti questi esempi che stiamo facendo, in realtà questo diritto ad internet serva piuttosto a rendere più effettivo o rendere più effettivi altri gruppi di norme internazionali. Io mi riferisco soprattutto all'ambito internazionale, pensiamo al divieto di discriminazione, la libertà di espressione, le sue limitazioni, il diritto all'informazione e il diritto alla privacy. Se poi andiamo a guardare più attentamente la prassi internazionale, vediamo che innanzitutto l'accesso ad internet si cita come strumento indispensabile per garantire l'uguaglianza, quindi è l'uguaglianza il principio a cui si offre una tutela particolarmente importante, ma soprattutto ne viene quasi sempre sottolineata la sua dimensione strumentale. Pensiamo al diritto all'istruzione e quindi all'uso e all'accesso ad internet come necessario per garantire il diritto all'istruzione. Anche sul piano giurisprudenziale, e qui ovviamente il riferimento è soprattutto all'applicazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, il tema dell'accesso ad internet viene esaminato principalmente con riferimento all'applicazione dell'articolo 10 e delle sue limitazioni, quindi la libertà di espressione. Lo stesso avviene anche nei pochi riferimenti di diritto interno, nel senso che in questo caso diciamo l'indagine riguarda i riferimenti, come dire, più alti, quindi alle costituzioni o alla giurisprudenza delle massime corti. Sono pochissimi i paesi che hanno inserito un diritto ad internet in maniera esplicita nelle proprie costituzioni e l'hanno riconosciuto come diritto fondamentale, ma io ho cercato poco, probabilmente, non ho trovato grande prassi di applicazione di questo, quindi al di là dell'enunciazione, e dove l'ho trovato, ed è un caso francese già di questo secolo, lo concepisce soprattutto il Consiglio Costituzionale come una libertà negativa, cioè è necessario per permettere, cioè gli stati debbono astenersi dall'intervenire per negare l'accesso. Allora mi domando se la ricerca non dovrebbe piuttosto riguardare, più che parlare genericamente dell'autonomia normativa del diritto ad internet, non sarebbe forse più utile parlare di un obbligo variamente codificato per gli stati a garantire l'accesso alla rete, e almeno per quello che riguarda direttamente gli stati, anche nella categoria dei servizi pubblici. Questa strada sembra essere già stata ampiamente percorsa dall'Unione Europea, che a più riprese ha chiarito, ho segnato qui una direttiva di modifica del quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, che ribadisce che i provvedimenti adottati dagli stati riguardanti l'accesso o l'uso di servizio o servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica debbono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dai principi generali del diritto comunitario. Forse questa strada, come pure la strada seguita da altre organizzazioni, sembra una strada più proficua per garantire un diritto ad internet, ripeto, in senso strumentale. Sembra essere questa anche la strada seguita dal nostro Parlamento, a dire il vero, che in più riprese, anche grazie al lavoro fatto
dal professor Rodotà, prima con la dichiarazione dei diritti in internet, poi con la presentazione di alcune proposte di riforma costituzionale nella 17ª legislatura, però nel 2015, ha cercato di introdurre la materia della tutela e del libero accesso alla rete, ma collegandola all'articolo 21, quindi allo sviluppo delle tecnologie per garantire i diritti già garantiti dalla Costituzione. Quindi, e concludo, sembra difficile, francamente, ipotizzare lo stato attuale un contenuto autonomo per un diritto a internet. È certamente preferibile mantenere la natura di presupposto per la realizzazione piena di altri diritti e appunto cambiare il modo di raccontarlo, forse anche da parte nostra, può aiutare a una minore confusione sul tema. Grazie Giancarlo. Grazie ancora Giancarlo. A questo punto dal diritto a internet, no, puoi stare perché tanto dovrebbe parlare la professoressa Milo, e dal diritto a internet iniziamo a parlare del diritto di internet. La parola alla professoressa Milo, che ci parlerà dell'impatto di internet sulla libertà di espressione. Caterina, se vuoi, inizia. Mi sentite? Perfetto. Allora, sì, eccoci. Innanzitutto vorrei dire che già sono professoressa, ma siamo ancora lontani. Allora, innanzitutto veramente gli organizzatori per questo invito e anche lo studio per Via Ansaldo e il professor Palombino. Mi dispiace non essere lì di persona, ma purtroppo sono risultata positiva a Covid ieri, quindi... Non vogliamo sentirlo, dato sensibile, non vogliamo saperlo. Va bene. Non ho sentito nulla. No, ma va poi bene, il professore Palombino ti costringe a lavorare, quando stai poco bene, quindi... Pure, è gravato. Sono violazioni. Lontana volontà. Allora, il tema del mio intervento è l'impatto di internet sulla libertà di espressione, però un piccolo chiarimento preliminare proprio sul titolo. Mi occuperò dell'impatto di internet sul diritto umano, la libertà di espressione, da un punto di vista quindi di diritto internazionale e di obblighi positivi e negativi in capo agli stati. Ci sono molti profili di diritto interno estremamente interessanti che però lascio a colleghi più qualificati di me. Allora, la domanda dalla quale questo intervento parte è la seguente. Le regole sulla protezione della libertà di espressione sono cambiate con l'avvento e la diffusione di internet? Oppure dovrebbero cambiare? Ecco, per provare a rispondere procederò come segue. Prima cercherò di dare alcune coordinate sulla libertà di espressione e in seguito dividerò il possibile impatto di internet su tale diritto in tre livelli. Iniziamo con queste brevissime coordinate generali. Si tratta di un diritto umano di prima generazione, lo troviamo già nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ad oggi la libertà di espressione, oltre ad essere tutelata in buona parte dei testi costituzionali, è protetta dai principali strumenti internazionali a protezione dei diritti umani, per esempio il Patto sui diritti civili e politici all'articolo 19 o la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo all'articolo 10. La formulazione di articoli è abbastanza simile e in tutti la libertà di espressione in realtà include più garanzie e principalmente una libertà di opinione, una libertà di condividere informazioni ed idee e infine una libertà di cercare e ricevere tale idee e informazioni. Non si tratta di libertà assolute perché tra l'altro gli stessi stati prevedono la possibilità, gli stessi trattati scusate, prevedono la possibilità per gli stati di limitare questa libertà. Ultimissimi elementi teorici, gli articoli che offrono protezione alla libertà di espressione lasciano la porta aperta all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, facendo riferimento ad ogni mezzo attraverso il quale l'individuo possa esprimersi e usando formulazioni come al di là dei limiti di frontiera o senza limiti di frontiera. Quindi, in base ai principali strumenti sui diritti umani, gli stati si trovano vincolati al rispetto di obblighi positivi, assicurare i soggetti tale diritto, e negativi, astenersi da interferenze, mentre gli individui, persone fisiche e giuridiche chiaramente, godono di questa libertà, anche se limitabile.
Ecco, vediamo quindi come si inserisce internet in questo discorso, perché la libertà di espressione, ho detto, è stata cautamente formulata per resistere alle innovazioni tecnologiche. Però internet era decisamente impensabile ai tempi della formulazione di questi diritti e non si tratta di una semplice innovazione delle telecomunicazioni, ma di una vera e propria rivoluzione, così è stata definita. Quindi, ripeto la domanda di prima, le regole sulla protezione della libertà di espressione sono cambiate o devono cambiare? Ecco, la realtà è complicata, ovviamente, e ci sono tre possibili risposte e a mio parere sono tutte corrette a seconda della situazione. Prima risposta, la libertà di espressione va bene così com'è. Internet non ha un vero impatto sulla libertà di espressione per quanto riguarda i diritti di stati e individui, perché si tratta semplicemente di una piattaforma di comunicazione, allo stesso livello di quotidiani e radio. Seconda risposta, servono dei piccoli aggiustamenti perché internet ha un impatto che potremmo definire medio sulla libertà di espressione e intendo riferirmi a tutti quei casi in cui internet complica le cose, ma ha pur sempre impatto solo come piattaforma di comunicazione. Quindi in pratica le complicazioni derivano dalla diffusione, dall'assenza di confini di questo mezzo. Però il classico paradigma stato garante, individuo che gode del diritto non cambia. Terza risposta, ultima, servono serie modifiche, perché internet ha un impatto forte, nel senso che ha cambiato tutte le carte in tavola e non è più chiaro chi debba garantire cosa, a quali soggetti e in base a quali regole. Ora vediamo questi casi nel dettaglio. Primo caso, quindi dicevo, tutti quei contesti in cui internet è trattato come ogni altro mezzo di comunicazione. Ora, se come ho detto il diritto alla libertà di espressione è stato accuratamente limato per non essere dipendente da alcuno strumento specifico, questo scenario non dovrebbe porre particolari problemi. Un esempio classico è la censura su internet, a cui tra l'altro si faceva riferimento anche prima. Censura in senso ampio, quindi inteso come blocco di internet o di singoli siti web. Il caso più eclatante è quello della Cina, però non si tratta di una prassi isolata, molti stati ricorrono a questo tipo di blocchi anche temporanei in situazioni di difficoltà. Il caso della Cina, però, dicevo, è il più eclatante. Nel 2006 è entrato in funzione quello che è definito, un termine ironico in realtà all'inizio, il Great Firewall of China. E serve a indicare tutto questo sistema di censura e sorveglianza che caratterizza l'accesso a internet in Cina. Ora è intuitivo che si tratta di una prassi che causa una forte restrizione della libertà di espressione, dal momento che i principali motori di ricerca, social network e testate giornalistiche sono bloccati. Però la domanda posta all'inizio di questo intervento non è se ci siano prassi in violazione dei diritti della libertà di espressione su internet, ma che impatto abbia internet in questo contesto. E a mio parere questo è un caso in cui internet costituisce esclusivamente un elemento di fatto, se stiamo parlando di libertà di espressione ovviamente, non di accesso a internet, ma non mette in crisi la classica protezione della libertà di espressione come diritto umano. E questo è dimostrato dalla stessa motivazione adotta dal governo cinese, che sostiene di agire in tal modo per proteggere i propri cittadini da informazioni pericolose, per esempio. Quindi in questo caso, per esempio, la soluzione per il valore al caso è molteplice. La Cina non ha ratificato strumenti sui diritti umani che vanno a tutelare la libertà di espressione. Quindi, a meno che non si voglia parlare di diritto consuetudinario, non ci sono violazioni pattizie. Però, visto che lo stiamo solo usando come esempio, considerando per un secondo lo scenario in cui la Cina abbia ratificato, per esempio, il patto sui diritti civili e politici, il fatto che si tratta di censura su internet non cambia la fattispecie in diritto. La censura cinese sfora molto probabilmente una violazione e la motivazione adotta dal governo cinese richiama la disciplina sulla propaganda, su cui tornerò tra poco. Quindi internet è la causa scatenante di queste misure, però non cambia la disciplina della libertà di espressione. Al più, in un contesto di Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la violazione è immediata, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene che il blocco di un sito internet straniero costituisca automaticamente una violazione dell'articolo 10 nella misura in cui parla di senza libertà, senza limiti di frontiera rispetto alla libertà di espressione. Passiamo però al secondo caso, questo impatto che ho definito medio. Si tratta di quei casi in cui internet ha un impatto sul regime della libertà di espressione e richiede semplicemente un'evoluzione oltre quanto espressamente previsto nei testi convenzionali, però la base resta la stessa. Un esempio efficace è quello delle fake news e della cosiddetta propaganda. Però in realtà
Questo vale per tutti quei casi in cui lo Stato non si limita a fare una semplice censura, ma ha un ruolo attivo, risponde a quelli che prima ne parlavo, i cosiddetti obblighi positivi dello Stato. Quindi, vedendo questo caso delle fake news, ora, come regola generale, le fake news rientrerebbero nel regime della propaganda e, secondo per esempio il patto sui diritti civili e politici, lo Stato deve vietare con legge interna ogni propaganda a favore della guerra, così come ogni invito all'odio nazionale, razziale, religioso e via dicendo. Quindi si tratta di una restrizione alla libertà di espressione che viene sancita nel tentativo di salvaguardare altri valori. Quindi le fake news rientrano in questo regime e a certe condizioni possono essere limitate e legittimare restrizioni alla libertà di espressione, però inevitabilmente sorgono dei dubbi. Per esempio, si può bloccare un intero sito web, è una misura proporzionata, e chi cancella queste notizie false materialmente? Sono problemi non da poco che, in primo luogo, richiedono una distinzione a monte tra azioni attribuibili a uno Stato straniero e azioni di privati. E, in secondo luogo, quando stiamo parlando di azioni di attori privati, questo tipo di fenomeno richiede che al classico test della libertà di espressione si aggiunga, per esempio, la cooperazione con quelli che vengono definiti intermediari, sarebbero le piattaforme online, oltre a porre seri problemi di esecuzione delle sentenze, ma qui rientriamo nel diritto internazionale privato. Quindi, comunque, fino ad ora il classico sistema della libertà di espressione ha retto, anche se con alcune difficoltà. Esiste però una variabile che fino ad ora ho accuratamente omesso, ovvero i social network, che ci portano al nostro terzo caso, quelli che hanno un impatto forte sulla libertà di espressione, perché i social network hanno inevitabilmente cambiato le modalità di comunicazione tra individui e forse anche tra stati. Cosa succede alla libertà di espressione sui social network? Per esempio, chi è portatore qui di obblighi positivi e negativi? Il problema si era già posto, però è emerso in tutta la sua urgenza col caso Trump. Ricorderete, c'è stato molto dibattito sulla decisione di Twitter e Facebook di bloccare gli account di Donald Trump dopo gli eventi del gennaio 2021. Questo tema da solo meriterebbe una relazione, però molto brevemente, sono vari i problemi che le funzioni di monitoraggio portate avanti da Meta, inteso come l'universo Facebook, Instagram e via dicendo, e soprattutto dal suo Oversight Board, che è questo organo di controllo interno di Meta, possiamo dire quasi giurisdizionale, almeno nelle intenzioni di Meta ovviamente, dinanzi al quale gli individui possono presentare un ricorso in caso per esempio di sospensione o oscuramento dei propri account. Ora, in primo luogo dobbiamo distinguere dai casi in cui la condotta si è imposta dallo Stato, per esempio il blocco degli account imposti dallo Stato attraverso una decisione giurisprudenziale o tramite legislazione, e l'attività di monitoraggio e controllo che i social network fanno da sé, autonomamente. Le prime si ricollegano al discorso che facevo prima e quindi sono decisioni dello Stato che saranno più o meno legittime, seguendo il classico schema delle limitazioni alla libertà di espressione, e quindi al più pongono i problemi a cui facevo riferimento di esecuzione delle sentenze. Mentre l'attività di autonomo controllo svolta dai social network è più complicata. Torniamo come esempio al caso Trump. In questa occasione l'Oversight Board di Meta si è pronunciata per la prima volta con una decisione che menziona come parametri decisionali strumenti in materia di diritti umani. Però queste limitazioni sono legittime, soprattutto è una questione di diritto internazionale o riguardano solo il rapporto tra utente e piattaforma social? Meta sembra in realtà aderire abbastanza alla prima risposta, perché applica i diritti umani in un'ottica di business and human rights, o almeno così dice di fare. Però se così fosse, molte altre garanzie dovrebbero entrare in gioco, per esempio il giusto processo davanti a questo automatico organo di revisione. Mentre se invece seguiamo l'approccio degli stati, questi spesso vedono i social network esclusivamente come attori privati. Insomma, quindi Meta sembra voler rispondere a criteri di diritto internazionale, mentre la soggettività di questi enti è tutt'altro che certa. In ogni caso, e veramente mi avvio a concludere, una cosa è certa. In un modo o nell'altro, considerazioni in materia di libertà di espressione emergono, che sia nell'ottica di Meta per business and human rights, oppure per un'applicazione orizzontale dei diritti umani, per esempio. E qui emerge l'inadeguatezza dei criteri per le limitazioni legittime della libertà di espressione
emerge la necessità di una nuova regolamentazione delle limitazioni alla luce dei nuovi attori dei social network. Quindi, in conclusione, cosa si può dire oggi su internet e libertà di espressione? E soprattutto cosa cambia, dovrebbe cambiare in termini di per i titolari di diritti e degli obblighi? La risposta breve è il gran classico del diritto internazionale, serve la valutazione caso per caso, però non è una risposta di rito oppure banale. I diritti umani stanno sicuramente subendo una progressiva evoluzione riguardando anche i rapporti tra individui, ma il fatto che la libertà di espressione sia una regga nella maggior parte dei casi dimostra tutta la sua forza. Quindi non è internet di per sé a fare la differenza, ma a cambiare tutto sono i nuovi enti la cui nascita ed evoluzione sono state facilitate da internet, ovvero i social network. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie tantissimo. Caterina, grazie. Tra l'altro, mentre parlavi di social network, delle policy di controllo e tutto, mi veniva in mente un articolo di un giovane giurista omonimo, di cognome mio, ma di alto nome, Giacomo, che scriveva un articolo su come un grosso social network gestiva poi le policy di controllo sull'incitamento all'odio o altro, a seconda un po' degli stati in cui poi si trovava. E da qui poi quello che viene in mente, incitazione all'odio, libertà di espressione a volte, o quello che può essere diffamazione o altro, pregherei la professoressa Andreana Esposito di parlarci del diritto penale e del cybermondo. A te la parola, Andreana. Grazie. Ecco, è tremenda questa associazione che viene fatta sempre tra ciò che è malvagio nel mondo e il diritto penale, no? Fino adesso abbiamo parlato di diritti, di diritti positivi, insomma, diciamo, di aperture. Posso arrivo dire, io la malvagità la riferiamo sempre al professor Palombino. Ok, no, però diventa sempre, diciamo, più imbarazzante. Arriva il penalista e si parla della punizione, no? Punire però serve a proteggere, insomma, e quindi è di questo che in qualche modo forse, diciamo, cercherò di soffermarmi nelle prossime due ore, il tempo che mi è stato assegnato oggi, diciamo per oggi, giustamente, e cioè la consapevolezza che internet si offre tante possibilità, internet è un vantaggio, ma internet ci rende sicuramente più vulnerabili. La rete in cui, sì, l'abbiamo visto, diciamo, in apertura di questo nostro incontro, non ho ringraziato per essere stata, diciamo, invitata, poi per le ragioni che mi sono state in privato detto, ma l'abbiamo visto all'inizio del nostro incontro, noi viviamo oramai completamente immersi nei dati che la rete ci riflette, e quindi certamente la rete crea enormi e inediti spazi di partecipazione, però è sicuramente anche il luogo in cui fanno la loro comparsa nuove forme di violazione dei diritti e acquistano un nuovo significato, termini antichi propri della mia materia del diritto penale: il linciaggio, l'infamia, l'esclusione. Sono passati soltanto 50 anni, solo 50 anni dai tempi in cui McLuhan ha iniziato a parlare di villaggio globale, legato alla diffusione, no, proprio dei mass media. Villaggio globale che è in grado di annullare le distanze fisiche e allargare al massimo la relazionalità. Ecco, quel villaggio globale mecluniano si era ormai trasformato in un universo parallelo, integrato in modo capillare con il nostro mondo, aleggia su tutti noi, appunto, il cybermondo, nella quale la relazionalità, ci è stato detto già all'inizio, si è fatta velocissima, no? Ampliandosi oltretutto a dismisura in relazione al numero dei soggetti coinvolti. Quindi mondo fisico e mondo cibernetico si fondono. Nella realtà virtuale non sono semplicemente duplicate attività che noi siamo soliti compiere nel mondo fisico, perché quelle attività tendono necessariamente a subire una modificazione a seconda, proprio a causa, anzi direi, del mezzo di comunicazione utilizzato. Gli artefatti informatici, le strutture dati, le classi, gli algoritmi sottostanti, no, a questo virtuale ricostruiscono una realtà.
Così la particolare strutturazione dei siti web più utilizzati, li conosciamo tutti, Facebook, Twitter, Instagram e quanti altri, hanno questa struttura, la loro particolare struttura ha comportato uno spostamento dell'assetto del dialogo dalla dimensione privata, classica, a due, in una situazione, diciamo, di continua sovraesposizione. Certamente questo cambiamento di assetto produce dei termini, dei vantaggi, no? In termini per esempio di facilità di comunicazione, di trasmissibilità delle informazioni, non parliamo poi dell'accrescimento e della gratificazione del nostro narcisismo che in questo modo si sviluppa. Però si creano sicuramente anche degli enormi svantaggi. Dalle dimensioni, diciamo, sarei dire drammatiche, proprio legate al possibile effetto di gogna mediatica. La rete quindi è certamente in grado di contribuire a far conoscere la fama di una persona o di un'impresa, fornendo anche innegabili opportunità di sviluppo personale e sociale. È in grado di recuperare una socialità che altrimenti rischia o rischierebbe di essere soffocata dai ritmi della vita sociale, di perdersi, di diventare sempre più evanescente. Però noi non possiamo dimenticare che l'allargamento determinato dalla comunicazione in rete crea il costante pericolo di diffamazioni e di giudizi negativi, che tra l'altro sono destinati sia alla diffamazione sia al giudizio negativo, il linciaggio, la gogna mediatica, sono tutti destinati a durare all'infinito, pur appartenendo al passato. La facilità con cui spinte aggressive verso altri, no, possono trovare sbocco in un ambiente virtuale permette di distruggere irrimediabilmente spesso l'immagine di chiunque attraverso un gesto facilissimo, immediato, no, di denigrazione e di offesa sui social media, attraverso il caricamento di immagini, di video, di immagini screditanti. Allora, questa rivoluzione che c'è stata ancora una volta così ben illustrata, che ci ha, diciamo, sicuramente, almeno a me personalmente, turbato, ma una rivoluzione cibernetica che oramai ha toccato tutti i settori dell'odierna società, certamente ci impone, ha imposto di riconsiderare l'intero ordinamento anche penale, l'intero ordinamento giuridico, ma anche l'ordinamento penale deve, no, confrontarsi con questo, con l'impatto delle nuove tecnologie, con l'impatto delle nuove tecnologie avutosi anche sui rapporti tra privati, sui rapporti sociali, sugli assetti costituzionali, no, culturali, nazionali e sovranazionali. Ai fini dell'analisi giuridica che ci interessa in questa sede, noi possiamo rapidamente sottolineare due caratteri fondamentali di questa rivoluzione cibernetica. Il primo, l'automazione sempre più spinta che dal trattamento dei dati quali elaborazione meccanica è giunta all'applicazione e sviluppo di algoritmi, lo si diceva, sempre più sofisticati ed evoluti, in grado di autoapprendere, in grado di correggersi in funzione delle finalità a cui sono predisposti. La seconda caratteristica è quella appunto legata proprio a questa iperconnettività. Una capacità enorme, no? Una mole infinita di dati condivisi continuativamente, quotidianamente, incrementati dagli stessi utenti. Ed ecco che allora noi parliamo di cyberspazio, di cybermondo, volendo proprio comunicare l'idea di uno spazio globale che non possiamo più definire unicamente virtuale, in quanto è oramai una dimensione imprescindibile della realtà sociale, con un ruolo di propulsore della completa dinamicità del mondo contemporaneo. Nel cybermondo, che si pone in linea di continuità, di osmosi, oserei dire, del nostro mondo, si realizzano vecchie e nuove forme di aggressione tecnologicamente mediate. La categoria dei reati cibernetici ha assunto un'importanza via via maggiore, no? Che può abbracciare qualsiasi reato che possa commettersi nel mondo cibernetico, nel cyberspazio. In essa ricadono innanzitutto tutti quelli consistenti nella comunicazione e soprattutto nella diffusione di contenuti penalmente illeciti in rete, come appunto i delitti di diffamazione online, di pornografia minorile, che presentano tutti un'estrema facilità di realizzazione e un effetto lesivo tuttavia incommensurabilmente maggiore di quello che si avrebbe in caso di commissione di quelle fattispecie con i tradizionali però mezzi di comunicazione, la posta ordinaria, la radio, la stampa, la televisione.
Sempre nel cybermondo poi si verificano altre tipologie di reato che offendono i più svariati beni giuridici e divengono ben più temibili, richiedendo adeguate risposte anche a livello normativo. Pensiamo ai delitti introdotti per combattere il terrorismo, no? Che si manifesta anche nella rete, utilizzata sia come luogo di propaganda e di proselitismo, sia come mezzo di arruolamento, di addestramento, di organizzazione anche di altre attività preparatorie, quali possono essere i viaggi all'estero in territori prescelti per le attività terroristiche, nonché per il finanziamento, anche magari attraverso raccolte online. Poi consideriamo ancora le nuove fattispecie, le nuove circostanze aggravanti, no? Via via introdotte negli ordinamenti giuridici per colpire più severamente fenomeni che si possono manifestare anche offline. E qua abbiamo il cyberstalking, il cyberbullismo, il revenge porn, fino alla cyberviolenza contro le donne, che una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani ha ricondotto nell'ambito della categoria della violenza domestica. Ancora, tra i fenomeni che hanno portato in uso espressioni quale far web o lato oscuro della rete, devono essere inserite senz'altro le manifestazioni di odio e le diverse tipologie di aggressioni verbali. Allora qui si apre il campo aperto, infinito, del cyberbullismo, no? Le cui aggressioni o diciamo, le cui condotte aggressive si realizzano o completamente online, oppure pur nascendo dalla realtà offline, trovano poi nella loro rappresentazione digitale un più marcato livello di lesività. La naturale predisposizione del web di essere vetrina, no, facilita la possibilità di sfogare la propria aggressività senza freni inibitori. L'anonimato, che può realizzarsi in rete, agevola la disinibizione e la diminuzione del controllo, no, teso all'autolimitazione. Di fronte a questa nuova realtà, certo, deve sicuramente cambiare di passo l'approccio alla criminalità informatica, perché oramai viene in rilievo tutta la criminalità che si realizza nel cybermondo, che non è inquadrabile in un numero chiuso o in un numero limitato di reato, né tantomeno è circoscrivibile verso un numero chiuso, sono circoscrivibili in un numero chiuso le vittime potenziali. La criminalità, un tempo definita informatica, abbraccia oramai una, come dicevo, una crescente molteplicità di illeciti e di modalità di offesa di interessi giuridici e anche di diritti fondamentali che a loro volta si configurano come nuovi quando siano frutto essi stessi del predetto sviluppo tecnologico. Semplifico al massimo con un esempio. Può costituire il reato cibernetico, se realizzato nel cyberspazio, l'antica, la classica estorsione, articolo 629 del codice penale, commessa con la criptazione illecita dei dati di un sistema informatico altrui, tramite un malware abusivamente installato via remoto, con cui l'agente pone in essere una forma di minaccia o di violenza mediante l'intrusione informatica, in conseguenza della quale la vittima è costretta, per riacquistare la libera disponibilità dei propri dati, a corrispondere un prezzo ingiustificato di riscatto, che magari il riscatto potrebbe essere imposto in Bitcoin o in altra valuta virtuale. In mancanza del pagamento, la vittima non potrà altrimenti ottenere l'indispensabile chiave di decrittazione. Ultima annotazione, poi mi avvio più o meno rapidamente alla conclusione. L'architettura del web è in continua evoluzione. Si è passati da una costruzione originariamente unidirezionale, in cui il comune utente era il destinatario passivo di informazioni e comunicazioni alle quali poteva accedere, ma non poteva produrre o far circolare. Si è passati poi al web 2.0, caratterizzato dalla progressiva possibilità di interazione attiva tra gli utenti, in grado di creare e condividere i propri contenuti in blog, forum, social network, e quindi si è giunti al 3.0, con l'avvento di chat, streaming, videoconferenza. In realtà neanche abbiamo fatto in tempo di capire che eravamo in una terza dimensione architettonica del web, che ora già si parla di web 4.0, dominato dall'intelligenza artificiale, in cui gli utenti non sono solo i creatori e i diffusori di informazioni, contenuti, dati, ma sono anche proprio loro la fonte inesauribile di quelli che vengono sistematicamente estrapolati da tutte le loro attività, navigazioni, utilizzazioni, grazie a configurazioni appositamente finalizzate dagli spazi, dalle app del cybermondo. Insomma, noi produciamo continuamente dati, anche a no, anzi, soprattutto a nostra insaputa, produciamo e diffondiamo. In questo modo, a tutto ciò ha ricadute anche nel penale, l'utente diviene
Anzi, l'utente rimane, oltre a rimanere potenziale vittima e bersaglio, è al tempo stesso anche più facilmente autore di prevaricazioni e offese di diritti e interessi altrui meritevoli di tutela penale. In parallelo, ancora una volta, con quanto si verifica nella vita reale, seppure con modalità e condizioni totalmente nuove, che determinano ancora una volta effetti qualitativamente molto più penetranti e lesivi. E qui basti l'esempio dei minori che accedono e utilizzano il web come parte integrante, talora patologicamente condizionante, della loro vita quotidiana di nativi digitali. Per cui accanto allo straordinario potenziamento delle abilità e capacità di accesso, di gestione dell'informazione e di comunicazione sociale, emergono fenomeni allarmanti di flaming, harassment, cyberstalking, cyberbullismo, revenge porn, prevaricazioni violente con tutte le varianti di sfide anche mortali, basti ricordare il Blue Whale per fare un esempio. Allora si pone forte, forte l'esigenza di adeguamento della tutela penale rispetto a beni giuridici che possono essere identici, come nel caso dell'onore, della reputazione, del patrimonio, ovvero caratterizzati da forti analogie, integrità dei dati e dei sistemi, o comunque di rango non inferiore, riservatezza informatica, di quei beni che già oggi sono protetti o che già ieri erano protetti dal diritto penale rispetto ad analoghe offese commesse offline. Di più, i nuovi connotati dei beni giuridici che possono essere offesi nel cyberspazio conferiscono a questi beni un'importanza maggiore, che spinge affinché la funzione regolatrice e di tutela del diritto penale non venga meno anche in quest'ambito. Queste considerazioni cursorie, un po' forse anche non troppo, diciamo, contemplate, ci portano, non troppo voglio dire ordinate, ci portano da un lato a porci, diciamo, una prima domanda, o meglio, a fare, diciamo, ad agire, ad azionare un warning. Facciamo attenzione perché proprio il coinvolgimento di interessi e di modalità aggressive che già sono conosciute al diritto penale potrebbe in talune occasioni sfociare o portarci allegramente, come dire, a superare i limiti del divieto di analogia e quindi a usare il diritto penale per colpire situazioni analoghe, però non ancora espressamente, no, contemplate dal diritto penale. E dall'altra parte invece ci pongono sicuramente di fronte alla necessità, all'esigenza di un'efficace protezione anche mediante sanzioni, mediante investigazioni, mediante il processo. Il criterio di base però nell'intervento penalistico deve essere allora quello per cui ciò che è illecito offline non può non essere lecito online, anche se si presenta in nuove e non immaginate modalità di forme. Tuttavia, questo assunto di base, che io, diciamo, condivido, pone la necessità di sviluppare un quadro sistematico generale in cui collocare rinnovati criteri e regole di imputazione della responsabilità penale, che tenga conto proprio delle peculiari caratteristiche, dei comportamenti e dei fatti rilevanti, penalmente rilevanti, che si manifestano o si commettono nel cybermondo. Certo, non approfondirò tutti i diversi aspetti, però pensiamo che si sottendono a questa riformulazione, ricollocazione nell'ambito del diritto penale. Pensiamo alla diffamazione però online, che dopo la sua consumazione formale, no, che noi individuiamo nel momento della prima comunicazione a più persone, cioè nel momento in cui il post viene caricato sulla bacheca di Facebook, ecco, dopo questo primo momento formale di consumazione, che noi penalisti diciamo, ecco, lì si è perfezionato il reato, ebbene, quel contenuto permane, no, nella rete e determina una protezione, anzi forse un aggravamento dell'estensione dell'offesa nel tempo e nello spazio, che non sono più dominabili dallo stesso agente. Certo, l'agente ha previsto ciò, magari lo ha accettato fin dal momento della sua condotta. Lo stesso discorso lo possiamo ripetere per la pornografia minorile, per le altre ipotesi che ho detto prima, revenge porn, diffusione di discorsi d'odio, no? L'aggressione collocata su internet rimane, continua. Ho detto inizia nel passato, ma rimane nel futuro. Ora, queste caratteristiche di permanenza nello spazio e nel tempo dell'evento offensivo
ci portano o ci mostrano una peculiare concezione di evento, no? Penalmente rilevante. Una concezione di evento diversa dalla nozione naturalistica, di cui ha certamente caratteristiche equivalenti sul piano dei contenuti lesivi della vittima. Tuttavia, i requisiti di, diciamo, i limiti di imputazione oggettiva, nonché di rimproverabilità soggettiva all'autore a titolo di dolo o di colpa della rinnovata tipologia di evento in rete, ebbene, vanno determinate alla luce delle tecnologie attivate e del sottostante rapporto conflittuale con i portatori di interessi o diritti offesi. Derivano da tutto ciò delle importanti conseguenze per determinare, ad esempio, la legge penale applicabile nel tempo e nello spazio. Importanti conseguenze per comprendere i limiti, ad esempio, di un eventuale concorso di persone ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, no? Che facciamo? Allarghiamo la tipicità della diffamazione online anche a tutti coloro i quali mettono un like sotto il post diffamatorio, oppure a tutti coloro che, come si dice, che ripostano all'infinito? E l'internet provider che responsabilità ha? E potremmo infinire. E sulla prescrizione? Beh, la prescrizione non c'è più. Io faccio il post. Beh, nel momento consumativo, la prescrizione comincia a decorrere dalla consumazione, quindi dal caricamento. Però teoricamente io a un certo momento lo potrei rimuovere, invece se io continuo a tenerlo è come se ogni giorno gli dicessi la parolaccia. Cioè, abbiamo la continuazione, ma sono tutti temi, assolutamente temi che il diritto penale, o meglio il giurista penalista, deve, diciamo, ancora esplorare, gravato ancora una volta, perché questo tocca al penalista, quello di rincorrere la realtà. È una vita che lo facciamo, prima si forma, avviene il fenomeno poi viene inquadrato nella lente penalistica, e a cui tocca, diciamo, utilizzare categorie concettuali e anche soprattutto dommatiche, che però devono essere rispettose dei principi costituzionali e anche dei principi imposti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Grazie. C'è un nostro amico, perché ha fatto pure delle conferenze con il professor Palombino, con Giancarlo Bruno, che si chiama Luis Franceschi, che è stato preside di una facoltà di legge a Nairobi, che dice: l'innovazione tecnologica corre, il giurista la insegue. Nel momento in cui la raggiunge, non è più innovazione. Ecco, detto questo, passerei la parola al professor Zarra, che ci parlerà dei diritti della personalità, nuove tecnologie e diritto internazionale privato. Volevo solo aggiungere una cosa sul discorso della perdita di freni inibitori sui social. Secondo me l'effetto brutto molto spesso è dovuto anche al fatto che non vedi la vittima del tuo reato, e spesso, come quando i cani si azzannano, poi prima o poi uno vede il collo dell'altro e quindi si ferma. In internet quello che è brutto, non c'è proprio freno inibitorio, perché fai male ma non vedi il sangue, e poi il sangue però sgorga lo stesso. Professore, grazie, e nonché Mario, collega dello studio Hogan Lovers, facciamo un'intervista. Grazie la parola, Mario, grazie dell'invito, proverò a essere breve. Diciamo, i termini della questioni sono già stati tirati fuori dai colleghi che mi hanno preceduto. Su internet si pone una questione cruciale, cioè quella del bilanciamento tra la libertà di espressione di chi dice qualcosa, qualsiasi cosa, e il diritto anche alla reputazione, all'onore di chi invece magari subisce quello che viene detto. Ebbene, il diritto internazionale privato, che nasce come materia strumentale, diciamo, molti avranno studiato che il diritto internazionale privato crea un ponte tra sistemi dal punto di vista della legge applicabile, della giurisdizione e dell'esecuzione delle sentenze. Ebbene, in questa materia il diritto internazionale privato, ma come del resto ormai in tutto, non è meramente strumentale, ma invece funziona come fattore di bilanciamento tra le due esigenze che ho appena detto, cioè la necessità di proteggere da un lato il diritto alla libertà di espressione, dall'altro lato quello dei soggetti lesi, quindi all'onore e alla reputazione. Ebbene, negli stati dove chiaramente è più importante tutelare la libertà di espressione, come l'Inghilterra, i criteri per l'assunzione della giurisdizione nei casi di lesione dei diritti della personalità tramite internet sono molto ampi, laddove dove
Rectus, ovviamente qua, i casi nei quali è più importante tutelare l'onore e la reputazione, mentre nei casi nei quali è necessario tutelare la libertà di espressione maggiormente, la giurisdizione sarà ristretta. E questo è il caso degli Stati Uniti. Non a caso, proprio in questa materia, Stati Uniti e Regno Unito sono andati in fortissimo contrasto, perché persone statunitensi che pubblicavano in vario modo, per iscritto, in stampa o su internet, contenuti lesivi del diritto alla reputazione altrui, sono stati citati in Inghilterra e regolarmente condannati. Perché? Perché in Inghilterra si dice vale quella che è la cosiddetta multiple publication rule, secondo la quale l'accesso di ogni lettore ad un titolo diffamatorio può costituire un titolo di giudizio. Quindi fondamentalmente, se io vendo una copia del libro, c'è un accesso su internet in Inghilterra, c'è il titolo per agire in Inghilterra. E visto che l'ordinamento inglese è molto protettivo di questo tipo di esigenze, evidentemente ci sarà una condanna, con un rischio di quello che viene definito chilling effect, perché se io poi non ho i soldi per andarmi a difendermi in Inghilterra, perdo e alla fine cercherò di limitare la mia libertà di espressione, posto che corro il rischio di essere condannato in Inghilterra. E quindi questo evidentemente ha portato gli Stati Uniti all'adozione del cosiddetto Speech Act, che prevede il non riconoscimento di sentenze che siano basate su una minore libertà di espressione rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti. Quindi questo per dirvi i termini della questione. Come quando applichi il principio di ordine pubblico. Esattamente, proprio questo. Adesso, rispetto a internet, l'approccio di common law non è cambiato. La sentenza più importante è australiana, Datnick contro Dow Jones, nella quale il Dow Jones era citato in quanto titolare del Wall Street Journal, che aveva diciamo diffamato questo tale Gatnick, che cita in Australia, e le corti australiane dicono non c'è alcuna differenza tra internet e alcune importanti reti televisive, ergo chi pubblica su internet lo fa sapendo i rischi che corre in termini di possibilità di essere citato, quindi noi accettiamo la giurisdizione perché il sito qui è accessibile e peraltro è in inglese. In questo quadro interessante chiedersi come si ponga l'Unione Europea. L'Unione Europea, con riguardo alla diffamazione a mezzo stampa, parliamo chiaramente di, sempre di illeciti civili, si era collocata nel solco della tradizione del Regno Unito. Nel caso Cheville del 95 ci si dice che, ed è il cosiddetto principio mosaico, un soggetto può essere citato per quanto pubblicato su internet nel luogo in cui egli è stabilito, che diciamo è una modifica del criterio del domicilio di cui il regolamento 44 del 2001, poi 1215 e prima ancora la Convenzione di Bruxelles, più è lì per tutti i danni creati, più in ciascuno stato dove il contenuto è stato diffuso, perché parliamo di pubblicazione a mezzo stampa, per i danni avuti in quello stato. 2011 la questione si ripropone con riguardo a internet, caso IDATE. Tutti si aspettavano che in qualche modo la Corte avrebbe ridotto l'applicazione di questo principio. Se lo aspettava anche l'Avvocato Generale, che dice qui, va bene, diciamo che ci possono essere due fori, uno è dove è stabilito chi pubblica, l'altro è dove ha il proprio centro di interesse il soggetto leso. E questo su quale base? La base è il fatto che, considerando il numero 16 del regolamento in questione, dice che ci possono essere fori aggiuntivi, specie che, diciamo, basati sul criterio di prevedibilità e certezza del diritto, specie nella materia degli illeciti a mezzo internet. Ma la Corte invece disattende. Prevede questi due fori, ma mantiene il principio mosaico per i danni subiti in ciascuno Stato. Quindi la mera accessibilità del contenuto su internet determina la possibilità di essere citato in uno Stato, con pregiudizio per i diritti di difesa, sull'assunto sbagliato che chi pubblica qualcosa sappia che questo contenuto può essere accessibile ovunque. Tra l'altro oggi Google Translate, anche se in cirillico, voglio dire, quello te lo trasforma. E terzo, a pregiudizio anche del principio di diciamo certezza del diritto, che è alla base della norma sulla giurisprudenza, perché noi rischiamo di avere tante azioni in tanti stati con esiti peraltro non necessariamente uguali. Ebbene, dopo il caso di Hitler, la dottrina ha criticato moltissimo l'approccio della Corte di Giustizia,
che però l'ha confermato altre due volte. Una nel 2017 in un caso dal nome impronunciabile, lo dirò una volta sola, Bolag Supplisningen, che è un caso coinvolgente parti dell'Estonia e della Svezia. Questo non è anche Google ti aiuta. Questo no, per illeggibile, ma quindi lo chiameremo per comodità il caso estone, in cui una società estone agisce contro un soggetto svedese per i danni subiti in Estonia. Diciamo, e lì era il proprio centro di interesse della società. Ancora una volta la Corte prevede che non c'è differenza tra persona fisica e persona giuridica, si possa agire in Estonia. Ma dopodiché fa qualche altra cosa la Corte, ci dice in un caso proprio del 2021, GT Flix, che il principio mosaico deve restare per quanto riguarda i danni, quindi lo riprende ancora una volta in considerazione, ma non può essere applicato per le richieste di rimozione del contenuto o rettificazione dello stesso, con il che praticamente si creano due binari, cioè il danno può essere chiesto ovunque, ma la rimozione del contenuto soltanto dove è stabilito il publisher oppure al centro di interessi il soggetto diffamato. L'unica nota positiva da questo punto di vista è una sentenza sempre del 2021, in un caso che si chiama Mittelbayer, dove l'attore era un ebreo polacco deportato in campi di concentramento che faceva causa in Polonia ad un'emittente tedesca, peraltro locale, perché aveva in qualche modo fatto pensare che i campi di concentramento situati sull'attuale territorio polacco, a suo tempo territorio polacco occupato, fossero campi di concentramento polacchi. Quindi chiede la rettifica e chiede i danni. Ebbene, rispetto a questo caso si pone il problema di capire se in Polonia la società che ha pubblicato il contenuto possa prevedere che chiunque ti agisca, perché nel caso di specie non c'era nessun danno diretto al soggetto attore, che, di cui sono indicate le iniziali SM. E quindi la Corte qui deve ancora una volta riflettere sulla possibile estensione addirittura del principio mosaico, perché qui abbiamo un qui viste popolo che, in quanto appartenente a una categoria, ritiene di poter agire. E per fortuna in questo caso la Corte dice no. Cioè si deve guardare soltanto al centro di interesse del soggetto direttamente ed effettivamente leso. In conclusione, nel 2019 sul punto si è pronunciato anche l'Institut de droit international, che diciamo l'insieme dei giureconsulti diciamo che dovrebbero essere più importanti al mondo in materia, i quali si riuniscono e fanno risoluzioni su tematiche calde, diciamo di particolare interesse per la dottrina internazionalistica. E sul punto, diciamo, la critica al principio mosaico è netto, perché ci dice l'Istituto di Droit International ci deve essere un foro per queste controversie relativo a tutti i danni, e questo foro deve essere identificato, ci si dice, sulla base di un principio olistico, cioè teniamo in considerazione quelli che sono i contatti che la controversia ha con un certo Stato. E chiaramente tra i fori possibili c'è sia il centro di interesse del soggetto leso, sia il luogo dove è stabilito chi pubblica il contenuto. Però evidentemente si cerca di evitare, a danno della certezza del diritto, che diciamo queste azioni possano esserci ovunque. E diciamo purtroppo non posso darvi un quadro più ottimistico, diciamo per me è fortemente lesivo della libertà di espressione quello che è l'approccio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, lasciatemelo dire, anche molto superficiale, come spesso accade nelle sentenze di questa Corte. Grazie tantissimo. Diciamo, come ultimo intervento invito Mariangela Papadia, poi il professor Palombino trarrà un po' le conclusioni, sperando che non ci chiami in causa al dottor Bruno e a me in UK, visto che forse verrà visto anche lì. Se capisco bene, la situazione è deteriore per noi. Nell'introdurre Mariangela Papadia volevo dire, noi in questo studio, diciamo a livello un po' mensile, ci riuniamo tutti coloro che si occupano un po' della privacy, quindi l'avvocato Grandoni, che tra l'altro è presente qui, l'avvocato Papadia,
e me e parliamo un po' delle cose che abbiamo appurato. Fra le varie cose che abbiamo appurato ultimamente, pure per questioni lavorative, ci siamo messi a parlare e abbiamo, per esempio, io ho citato due esempi che conosco per esperienza mia vissuta in Africa, dove la tecnologia viene utilizzata pure spesso a insaputa dell'utilizzatore per fare una sorta di credit scoring della persona stessa. Vedo quando usa il telefonino, se lo utilizza spesso in parecchi paesi africani, l'utilizzo del telefono è legato alla tariffa, è legata all'orario, e vado a vedere quanto lo utilizza di giorno, lo vedo quanto lo utilizza di sera, e da quello posso capire se c'è una certa capacità di reddito. La stessa cosa viene fatta anche sul consumo elettrico. Consumo elettrico che è di giorno indica comunque un utilizzo dell'elettricità per scopi produttivi, quando è serale è soltanto per scopi domestici. E quindi da lì pensare che nel momento stesso in cui utilizzo la corrente dal contatore possono essere dati tratti dei dati che mi possono portare a una profilazione fatta a quanto impressione. Da qui l'ultimo intervento, la privacy in internet, che non c'entra niente con la corrente o quant'altro, però è tanto per dire, abbiamo 150.000 aspetti e purtroppo l'accesso a internet o quant'altro riesce a portarlo. Quindi rischi e tutele per gli interessati. Grazie, grazie Mauro, grazie. Anche io ti ringrazio per l'invito. Allora, abbiamo detto più volte, le tecnologie digitali e il web sono ormai parte integrante della nostra vita, del nostro quotidiano. Tutti o la maggior parte di noi usano i social network, fanno acquisti online, compilano il loro calendar. Quindi, come dire, la tecnologia digitale sicuramente è diventato un beneficio sia per le aziende che per tutti gli utenti, perché sicuramente ce ne avvantaggiamo, ci rende la vita molto più comoda. Quindi oltre a essere però un'opportunità, perché come dire, porta all'inclusione anche di molti gruppi sociali svantaggiati, internet consente appunto maggiore inclusione, però dall'altro lato nasconde, o forse non nasconde neanche più, delle minacce. E per quanto diciamo riguarda il mio spazio, minacce che riguardano soprattutto la protezione dei dati personali degli utenti. Gli utenti hanno veramente il controllo dei propri dati mentre si interfacciano a internet? Sono consapevoli dei rischi e delle conseguenze mentre operano? Con riferimento a questo aspetto, le minacce appunto possono essere molteplici. Un tema rispetto al quale secondo me vale la pena soffermarsi è se l'utente è in grado di capire, quando si interfaccia a internet, con chi sta condividendo i dati e dove vanno a finire i dati. Quando acquistiamo online, siamo sulla nostra piattaforma, siamo sul nostro sito internet, la nostra marca preferita, creiamo il nostro account, facciamo le nostre operazioni e acquistiamo. Quindi dal nostro punto di vista è facile immaginare che quel dato sia andato alla piattaforma, ma in realtà la piattaforma lo dice anche nell'informativa a suo modo. Condivide il dato ad esempio con i suoi fornitori, che possono essere il corriere che deve portare il pacco a casa, oppure il fornitore di servizi digitali, il manutentore. I fornitori a loro volta poi hanno i loro subfornitori, altrimenti il servizio chi te lo fornisce? E quindi la catena può andare all'infinito. E dove vanno a finire questi dati? Spesso vanno a finire in paesi a noi sconosciuti, oltre il confine europeo, e probabilmente in paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati, quantomeno non quel livello che vuole la regolamentazione europea, il GDPR. Questo è un tema, tra l'altro, che ha interessato negli ultimi anni gli Stati Uniti d'America, che sono sotto l'occhio del ciclone, in particolare della Corte di Giustizia europea, che nel luglio 2021, con la sentenza Schrems 2, che segue alla Schrems 1, sempre dedicata agli Stati Uniti, perché è sotto la lettera di ingrandimento, come dicevamo, ha rilevato come la normativa statunitense consente
consente alle agenzie di intelligence americana un accesso privilegiato, possiamo dire indiscriminato, a tutti i dati posseduti dalle imprese americane e che appartengono a soggetti che non appartengono alla giurisdizione americana, quindi anche gli europei. E quindi cos'è successo? Scoperto questa cosa decisamente un po' triste, ha deciso di eliminare la decisione di adeguatezza che la Commissione aveva emanato, il cosiddetto Privacy Shield, per garantire il trasferimento Europa-USA, o almeno è uno degli strumenti su cui si basa il trasferimento dei dati tra Europa e USA, e ha deciso di abbatterlo senza preoccuparsi ovviamente delle conseguenze, perché se effettivamente bisognava eseguire la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, quindi dichiarare illegittimi questi trasferimenti dati all'estero sulla base del Privacy Shield che non poteva essere più utilizzato, noi potevamo spegnere computer, televisioni, insomma, ritornare a, non so, qualche anno fa, isolati dal mondo. E quindi adesso gli operatori comunque sono rimasti sprovvisti di tutele, si stanno cercando di adottare delle misure supplementari per cercare di arginare, per cercare di evitare che la normativa statunitense interferisca su questo livello adeguato di protezione che deve essere garantito, ma in realtà è impossibile allo Stato. Infatti l'autorità garante italiana, coordinandosi anche con le autorità europee quali Austria e Francia, in un caso specifico ha dichiarato che non si può utilizzare Google Analytics, cioè uno dei Google più famosi, il più utilizzato in assoluto, perché trasferisce dati all'estero e le misure di sicurezza adottate per impedire alle agenzie di intelligence di accedere ai dati non erano sufficienti. Quindi bisogna aspettare una nuova decisione di adeguatezza. Un piccolo passo è stato fatto perché è del 7 ottobre 2022 l'ordine esecutivo di Biden col quale gli Stati Uniti si impegnano a adottare una serie di correttivi, a cercare di contenere l'attività di sorveglianza delle agenzie di intelligence, cercando di rapportarle ai principi di necessità e proporzionalità nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza nazionale. Cosa possiamo fare noi utenti? Cercare di gestire bene i nostri consensi e quindi leggere le informative che spesso sono un cicino articolati, cercare di capire e comprendere a che cosa stiamo dando il nostro consenso, se in particolare al trasferimento dati all'estero, che è il consenso dell'utente, una delle basi giuridiche per effettuare questo trasferimento. Un altro tema molto importante sotto il profilo del controllo dei dati da parte dell'utente è sicuramente capire se i dati, una volta forniti i dati, quei dati siano attendibili, siano attuali, siano aggiornati. Non è un problema di poco conto, perché abbiamo detto prima, cioè una volta inserito un dato sul web rimane per sempre. Quindi cosa ha fatto il GDPR per cercare di mantenere il controllo all'utente sui propri dati? Ha potenziato i suoi diritti e quindi il consiglio è quello di usufruire di questi diritti, chiedere l'accesso, chiedere la rettifica, chiedere l'aggiornamento, perché le conseguenze per la vita degli utenti possono essere molto forti. Infatti è del 2021 una pronuncia del garante con la quale ha ritenuto che il permanere in rete di notizie di cronaca giudiziaria non opportunamente aggiornate può creare un reale problema per il reinserimento sociale. Infatti un imprenditore nel 2007 aveva vissuto una serie di vicende giudiziarie che si erano concluse nel 2010 con una condanna. Il caso ovviamente era stato sul web, era accessibile a tutti. Questa persona, dopo un percorso di reinserimento, comunque si era reinserito nella società, ma di questo non c'era nessuna notizia sul web, e quindi il garante ha
compreso appunto che poteva essere un problema per l'imprenditore riaffacciarsi in società, tenuto conto che non c'era questo tipo di aggiornamento, ha chiesto a Google di cancellare tutte le notizie e di deindicizzare. Un altro rischio da perdita di controllo dei dati è costituito dalla violazione della sicurezza, degli attacchi informatici, ne abbiamo parlato anche prima, quindi questo vuol dire che cosa si traduce nella perdita, nella modifica e nella divulgazione del dato. Perdita della disponibilità. L'attacco informatico può avere sicuramente delle conseguenze importanti per l'utente, ma anche le imprese che subiscono gli attacchi informatici hanno i loro problemi, d'altronde che possono arrivare fino al blocco dell'operatività aziendale. Infatti è questo che cosa può comportare? Danni anche alla reputazione, la perdita di clienti, perché non continuare a lavorare, insomma, è un problema. Al netto del discorso che ci sono poi profili sanzionatori del garante, come abbiamo visto oggi durante la nostra riunione, non sempre sono di poco conto. E quindi qual è la soluzione in questo caso? Abbiamo detto prima che si parla di cultura informatica, cioè per gli attacchi informatici il punto, un elemento molto importante è proprio l'elemento culturale. Quindi più aumenta la coscienza informatica nella vittima, più la vittima è protetta. Quindi la vittima è vittima. Certo, però può essere un po' meno vittima. Sì. E quindi vuol dire cercare di mantenersi informati, capire le tecniche criminali, come si evolvono, e confrontarsi con chi è più esperto, ma soprattutto anche non abbassare la guardia nel mondo informatico, cioè comportarsi come ci si comporterebbe nella realtà. Ad esempio, una mail di phishing proveniente da un soggetto che non ti ha mai scritto e si ricorda dopo anni chiedendoti delle informazioni personali, una domanda bisogna farsela, come se ce la faremmo insomma nella vita reale. E poi l'ultimo profilo, proprio perché ne avevi parlato tu, era quello della profilazione. Sì. Come diceva anche il professor Bruno, una volta inserita la ricerca della lavatrice, per i prossimi 3 giorni probabilmente il web ti tartasserà con l'acquisto della lavatrice. Ecco, quindi la profilazione che può comportare anche a decisioni automatizzate che poi hanno delle ripercussioni molto importanti nella vita delle persone, e una tecnica di profilazione, la tecnica più seguita è quella dei cookies, quindi anche in questo caso il garante si è trovato costretto a intervenire nel 2021 con le nuove linee guida, cercando di dare più la giusta centralità al consenso dell'utente, che spesso fino a oggi o magari ancora fino a oggi è un consenso, come dire, meccanico, cioè pur di accedere alla pagina web io cerco, do il consenso, non mi interessa a cosa sto accettando. Adesso diciamo che le linee guida hanno posto dei correttivi e quindi probabilmente sarà un consenso più consapevole, dovrebbe. E quindi anche qui il consiglio è quello di tenere sotto controllo i cookies ed evitare cookies di profilazione, ma adesso vedo che molti siti internet stanno già migliorando sotto questo profilo, si stanno adeguando. Quindi, come dire, il consenso costituisce, diciamo, in linea di massima è lo strumento principale per l'utente per cercare di mantenere il controllo. Però è anche vero che e diciamo che il GDPR e la normativa anche nazionale punta molto su un sistema consenso centrico, però purtroppo bisogna anche tener conto del fatto che non è possibile dare sempre dei consensi informati, liberi, perché le informative sono complesse, le informative sono lunghe, articolate. L'informativa di Alexa è impossibile, perderesti giornate per leggere l'informativa di Alexa e tutti i link a cui riportano l'informativa di Alexa e dei relativi fornitori, fino ad arrivare poi all'America, ovviamente.
E quindi per questo adesso si parla molto di design della tecnologia, cioè che dovrebbe essere improntato sulla correttezza e trasparenza nei confronti dell'utente, e forse solo così effettivamente potrà essere restituito il controllo sui dati agli utenti. Grazie. Spero Maria, di essere stata. Fulvio, devi prendere il posto. Io, mentre lei diceva del consenso, mi chiedo quanto esista consenso nel bisogno. Per esempio mi riferisco ai consensi che sono utilizzati per certe piattaforme di comunicazione per evitare di pagare le telefonate, non dico il nome, ma e mi chiedo quanto il consenso poi sia effettivamente non dettato al bisogno per coloro che per esempio il telefono poi non se lo possono permettere. Però non ti voglio far parlare di questo. Ti lascio la parola pregando di fare i saluti. Volevo ringraziare io, almeno diciamo, tutti i relatori, tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ringraziare te, che devo dire che sei un formidabile catalizzatore di professori, geni al lavoro e tutto quanto. Ogni volta che organizziamo queste tavole rotonde trovi sempre persone squisite, a parte me. A te la parola. Va bene, grazie Mario. Allora, beh, io ovviamente ringrazio Mario, Caterina e Mario per l'organizzazione di questo evento e devo dire che tutti gli eventi che loro organizzano hanno sempre due caratteristiche, due qualità. La prima è quella ovviamente di concentrarsi sempre su temi di grandissima attualità. Oggi parliamo di nuove tecnologie, in altre occasioni abbiamo parlato di migranti e in futuro vedremo. E poi soprattutto la seconda caratteristica di queste seminari organizzati da Caterina e da Mario è sempre la presenza di professionalità molto diverse, che sembra una cosa banale e scontata, ma in realtà soprattutto per chi fa il professore universitario non lo è, perché quando noi organizziamo un convegno invitare un non giurista, non dico neanche un non accademico, un non giurista, è sempre un problema. Noi qualche anno fa abbiamo fatto un convegno a Napoli, un grandissimo convegno della Società Europea di Diritto Internazionale, ci hanno fatto storie quando abbiamo invitato un altissimo funzionario della Banca d'Italia a parlare tra l'altro di beni comuni, quindi era una cosa che aveva senso ovviamente. Quindi io veramente vi faccio i miei complimenti e sono sempre contento di partecipare a questi eventi, un po' meno di fare sempre le conclusioni perché è proprio un ruolo proprio infame, voglio dire, soprattutto poi quando il format è questo, cioè interventi brevi ma in realtà densi, quindi però di concetti e di considerazioni. Allora, riassumendo ovviamente, quindi le mie conclusioni saranno brevissime, è chiaro che quando si parla di progresso tecnologico e di tutela dei diritti umani, come avete detto tutti, come hanno detto tutti quanti i relatori che mi hanno preceduto, ci sono quindi sempre opportunità per un verso e rischi per altro verso. Le opportunità sono chiare. Innanzitutto il progresso tecnologico può consentire un utilizzo più efficiente delle risorse, quindi per esempio facilitare l'erogazione di servizi essenziali in zone isolate. È un aspetto che va sottolineato perché per esempio prima si parlava della questione degli attacchi informatici, però in generale in realtà il progresso tecnologico per altro verso dovrebbe quindi anche migliorare la prevenzione dei rischi attraverso un trattamento più efficace dei dati, no? Basti pensare per esempio alla utilizzazione di algoritmi automatizzati per la individuazione di attività terroristiche online, che è proprio l'esempio tipico. E poi c'è un altro aspetto, un'altra opportunità legata al progresso tecnologico che forse non è emerso nelle relazioni che sono state che mi hanno preceduto, e che cioè un maggiore coinvolgimento del pubblico in una serie di attività decisionali e di processi da cui tradizionalmente il pubblico quindi appunto sarebbe escluso, per esempio la raccolta di prove nel contesto di procedimenti giudiziari. Veniamo adesso ai rischi, che non sono neanche possibili ma sono concreti. Il primo
è quello che, appunto, di cui hanno parlato diversi relatori. Sono segnato questa frase, questa espressione utilizzata da Andreana, molto efficace: forme di aggressione tecnologicamente mediate. Questo, diciamo, è uno dei primi rischi che sono sicuramente collegati all'utilizzazione di internet e quindi più in generale al progresso tecnologico. Poi c'è un rischio ancora più generale, e cioè un rischio legato alla disuguaglianza, che poi questo forse è uno dei problemi principali, cioè il fatto che alla fine poche persone hanno le conoscenze tecniche per capire come progettate, come funziona una nuova tecnologia, e questa circostanza per forza di cose conferisce un potere enorme sia quindi al progettista sia all'operatore, e può far sì che la supervisione esterna sia ridotta o del tutto annullata. Inoltre, e qui veniamo al problema, a un altro problema che è sempre connesso quindi alla questione della disuguaglianza. Il professore Sacco giustamente parlava di un mondo in crescita esponenziale, però un mondo in crescita esponenziale per chi? Cioè a chi è che viene garantito questo accesso? Perché ovviamente l'accesso alle nuove tecnologie varia in base ad una serie di variabili, quindi appunto, che sono rappresentate dalla ricchezza personale, appunto dalla regione geografica, dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, e quindi si faceva riferimento all'uso delle nuove tecnologie nel contesto della scuola. Chiunque sia genitore e abbia dei figli alle scuole, soprattutto alle scuole medie, alle scuole elementari, sa che in realtà non ha funzionato affatto da questo punto di vista, e per le stesse identiche ragioni, perché c'erano per esempio molti studenti che non avevano un computer in casa, e quindi diciamo c'è il grande tema della disuguaglianza / accesso ad internet. Poi c'è un altro tema, che è quello della responsabilità, e che è un problema che si pone sia quindi sul piano interno e sia quindi sul piano internazionale. Sul piano interno perché è chiaro che le nuove tecnologie possono rendere molto più difficile, in alcuni casi addirittura impossibile, identificare a chi debba essere ascritta per esempio una violazione di obblighi in materia di diritti umani, in particolare determinare se e in quale misura la responsabilità debba ricadere sul progettista. Questo tema che poi affronterò tra un minuto: sul progettista della tecnologia o sull'operatore. E questo poi è un problema che diventa quindi ancora più complesso quando siano coinvolti sistemi di intelligenza artificiale o comunque completamente automatizzati. Si pensi quindi per esempio alla grande questione delle armi letali autonome, che questo poi è un tema che proprio nel contesto adesso del conflitto ucraino è riemerso in tutta quanta la sua problematicità. E poi c'è il problema della responsabilità sul piano internazionale, perché molto spesso il ruolo, diciamo così, dei privati, quindi degli attori non statali, può combinarsi in varia misura con attività statali. Quindi per esempio uno Stato non può commissionare o finanziare lo sviluppo di una determinata tecnologia da parte di un attore privato, pensiamo per esempio ai sistemi di sorveglianza di massa a cui pure si è fatto riferimento, oppure può delegare poteri pubblici a una società per garantire la supervisione su una determinata tecnologia, no? Quindi si pensi per esempio appunto alla regolamentazione della libertà di parola, hate speech sui social media, eccetera, eccetera. Ora, che cosa si può dire, diciamo? Ovviamente io non ho nessuna soluzione. È chiaro che il problema per il giurista, e questo diciamo quindi vale tanto per il giurista interno quanto per il giurista, per l'internazionalista, che è sempre un giurista, almeno ci proviamo, più o meno, è discutibile. Il problema è sempre lo stesso, cioè capire in che modo gestire questa
tensione tra le opportunità e le sfide che sono riconnesse al progresso tecnologico. In generale, l'approccio che è prevalso, e a questo ha fatto riferimento anche Andreana nella sua relazione, è quella di utilizzare il quadro normativo esistente per reinterpretarlo appunto in una nella chiave appunto che a noi ci interessa, quindi applicandolo quindi anche alle questioni emerse con il progresso tecnologico. E da questo punto di vista, quindi, per esempio, c'è una risoluzione quindi piuttosto significativa dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è una risoluzione del 2013 sul diritto alla privacy nell'era digitale, in cui l'Assemblea Generale afferma, tra le altre cose, che gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere tutelati anche online. Questa è la stessa cosa che diceva Andreana, parlando non dei diritti ma dei doveri, cioè l'obbligo che c'è offline esiste quindi anche online, ovviamente. Lei quindi, è la lista, esatto, doveri, esatto, lei avete soltanto i doveri, però il discorso è esattamente lo stesso, quindi l'approccio quindi è quello di utilizzare quello che c'è per reinterpretarlo nella chiave che a noi interessa, che tutto sommato è anche, diciamo, una strada giusta, perché per esempio da un punto di vista internazionalistico, in cui già abbiamo una marea di norme a volte incontrollabili e che molto spesso non riusciamo quindi a gestire, questo quindi impedisce una frammentazione del diritto internazionale dei diritti umani, perché il quadro normativo, le norme sono sempre le stesse, che poi a seconda del contesto vengono applicate e reinterpretate in modo differente. Questo approccio però, e chiudo, va bene fino a un certo punto, perché in realtà, ricollegandomi a quello che diceva Mario, no? Il fatto quindi che il diritto insegue la tecnologia o il progresso tecnologico, e quando lo raggiunge quindi però non è più progresso tecnologico, questo quindi è vero, perché in realtà questo approccio volto ad una reinterpretazione del quadro normativo quindi che già esiste, in realtà finisce quindi sempre per offrire una tutela ex post. Il problema quindi però, questa quindi è la questione poi che rimane ovviamente quindi risolta, mi ricollego infatti anche a quello che diceva quindi Caterina, è che in realtà quando quindi si parla dei rischi legati al progresso tecnologico, all'uso di nuove tecnologie, si pensa quindi sempre che il rischio risieda nella modalità di utilizzazione della nuova tecnologia. In molti casi è così, in molti altri no. Il problema non è il modo in cui la tecnologia è stata utilizzata, ma il modo in cui la nuova tecnologia è stata progettata. Allora, sotto quel profilo, una reinterpretazione del quadro normativo esistente non serve assolutamente a nulla, e quindi si pone quindi invece da questo punto di vista il problema, quello che diceva Caterina, che sotto questo profilo il diritto, quindi il diritto in generale, quindi anche il diritto internazionale, dovrebbe in qualche modo anticipare da un punto di vista regolatorio il progresso tecnologico, influenzandolo ed eventualmente guidando lo sviluppo, esso stesso guidando lo sviluppo di nuove tecnologie. Grazie. Con questo io vi ringrazio e saluto tutti i partecipanti anche da remoto. Grazie. Ciao Francesco, ciao Caterina. Grazie a tutti. Grazie a tutti e grazie dell'occasione di confronto, molto interessante. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.